Patrese è anche studente di scienze politiche, se non sbaglio. Sì, a Padova, secondo anno. Con tutto ciò riesce ugualmente a vincere i campionati del mondo di go-kart. Sì, con un po' di sacrifici comunque. Senta, ma è un trampolino di lancio per passare a macchine più grosse, cioè per creare dei campioni di formula? Io direi di sì, perché il fatto di essere così bassi su un mezzo che ha una discreta potenza e su una pista di dimensioni ridotte fa molto l'occhio per uno che poi dopo vuol passare all'automobilismo. E se non sbaglio è proprio Riccardo Patrese uno di questi, no? Sì, io penso che, non sono ancora certo, l'anno prossimo di passare alle formule minori, comunque provo la carriera del pilota. Insomma. Dopo che ho vinto il mondiale kart nel 74 mi hanno chiesto se volevo provare a correre in macchina aiutandomi in Formula Italia e poi dopo ancora in Formula 3 con Trivellato e nel giro di dal 70, ottobre 74 mi sono trovato in Formula 1 nel maggio del 77, per cui sono stato un po' travolto dagli avvenimenti e ancora quando ho cominciato a correre in Formula 1 ero ancora studente universitario, perché dico vabbè, sarà una cosa che va avanti per magari 5, 6, 7 Gran Premi e poi dovrò smettere, o perlomeno non so se sarò capace a fare il pilota professionista. Quindi a quel punto lì direi che non c'era mai e poi mai un sospetto o anche un desiderio di arrivare dove sono arrivato. Poi alla fine ci sono rimasto fino adesso e direi che sostanzialmente sono molto contento di quello che ho fatto in tutti questi anni e sono contento di quello che ho ricevuto da questo ambiente. Lo segnala e in tutti i casi non si mette all'ultimo momento a frenare in mezzo al rettilineo, perché queste sono cose da criminali. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia ma è più simpatico che ci sia. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia ma è più simpatico, il più simpatico, non è di grande compagnia. Plic, po, pupatapà. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia ma è più simpatico che ci sia. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia ma è più simpatico, il più simpatico, non è di grande compagnia ma è più simpatico che ci sia. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia ma è più simpatico, il più simpatico, non è di grande compagnia. Flick. Ma è più simpatico che ci sia, che noi anche al bar, che noi alla sera meglio si al bar. No, ma mi sento senz'altro badiese, perché cioè, ho vissuto tantissimo tempo qui, non stabile, però a livello di vacanze sia natalizie che estive venivo sempre quando ero ragazzino e poi anche quando ero in attività ho usato moltissimo la casa che avevamo qui a Badia come punto di riferimento, soprattutto per il Gran Premio di Imola. Comunque, moltissima della mia infanzia è legata a questo posto.